Ma c'è un'altra notizia che ha destato sensazione, perché il suo appello, la sua rivelazione è di una dozzina di giorni fa e già oggi se n'è andato, un giornalista che era molto conosciuto e ancora di più, se possibile, per l'emozione del suo ultimo racconto. Franco Di Mara era soprattutto un inviato di guerra, di quelli che stanno sotto le bombe. A fare il giornalista aveva iniziato all'Unità come cronista di giudiziaria, poi l'approdo alla RAI. All'inizio al TG2 sono gli anni della guerra nei Balcani, la Bosnia, il Kosovo, e lui con il suo operatore, sempre lo stesso, è lì a schivare i proiettili per raccontare quello che vede. Poi la Somalia, l'Eritrea, la guerra del Golfo, le tante inchieste. Lo studio di Uno Mattina forse gli stava anche stretto, nonostante quella telefonata sorpresa ricevuta in onda da Papa Francesco. Il fatto che stava male, il pubblico lo ha saputo quando è apparso in collegamento da Fabio Fazio. Ha raccontato di essere malato di mesotelioma, una malattia che non puoi schivare come fosse una bomba. Ha detto anche di essere stato lasciato solo, non dai suoi cari, ma anche da chi aveva lavorato con lui, i vecchi vertici della RAI, con una pratica di malattia ferma all'INAIL. Poi sono arrivate le spiegazioni, prima dell'Istituto di Previdenza, poi della RAI. Non sapevamo della sua malattia, hanno detto i nuovi vertici dell'azienda pubblica. Ma ormai il tempo è finito. Franco è morto oggi di quella malattia che forse, come ha detto lui stesso, aveva contratto respirando l'amianto nelle zone di guerra. Magari l'ho incontrata proprio a Sarajevo nel 92, avevo respirato la morte ma non potevo saperlo, aveva raccontato. Per questo aveva chiesto il suo stato di servizio con l'elenco delle sue missioni per supportare la diagnosi senza ottenere risposta. Queste persone alle quali io parlavo dando del tu, perché ero un dirigente della RAI, sono sparite, si sono negate al telefono, a me, non rispondevano più a me, come se fossi un questuante. Bene, io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo, uno solo, è ripugnante. Da una di quelle trasferte a Sarajevo però era tornato con il sorriso. Nei corridoi raccontava a tutti di aver incontrato, proprio laggiù, in un orfanotrofio, tra i tanti bambini rimasti senza genitori, una bimba. Aveva chiesto la sua adozione, senza pensarci due volte. Quella bimba è diventata sua figlia. Si chiama Stella, diceva, Stella di mare. Una storia bella diventata poi fiction. Ho avuto una vita meravigliosa, aveva raccontato da Fazio. Non è ancora finita. Certo. Perché, come dice un allenatore di calcio che a te piace molto, Boskov, dice: partita finisce Quando quando arbitro arbitro fischia. fischia. Certo. Il mio arbitro non ha fischiato ancora. Ovviamente il cordoglio di tutto il mondo dell'informazione è anche il nostro, è la richiesta di capire se davvero c'è stato qualcosa che lo ha portato, oltre all'indifferenza, alla morte.